Ok, dovremmo cercare di indovinare appunto il titolo del film dalla sinossi raccontata come se fosse un verbale dei carabinieri. Benissimo. Appuntato, mi passa il fascicolo. No, io dico una cosa, noi siamo venuti a pubblicizzare questioni di karma, no? Pensa se facciamo carabinieri. Sì, per dire. Pensa. Venivamo tutti col vestito arancione. Esatto, tutti arancioni vestiti. Comunque, tutto bene. Posso? Allora, entriamo un attimo. È brutto ringraziare durante, però lo devo fare. Posso ringraziare i costumisti per avermi dato il giubbotto da moto con inserito il paraschiena in modo tale che dovessi cadere in studio non rimango, diciamo, ferito. La sicurezza prima di tutto. Anzi, posso provare a buttarmi sul pavimento? Mi butto sul pavimento. Vedi? Perfetto. Fatto male? Niente. Niente. Grazie, La sicurezza prima di tutto. Noi pensiamo... Casco pure ti potevano dare. Prossima volta casco e guanti, per favore. A me hanno dato la pistola, invece. Per la sicurezza. A me, guarda, io non so chi mi slegherà. Qualcuno che pratico dei bondage. Perché... Lui è a metà fra Napoleone e... Sì? C'ho anche i fischietti qua. Sì, richiamo l'attenzione della puntata. Se affondiamo, io chiamo. Non sono come Schettino. Io fischio. Appuntato, scriva. In questo caso devi indovinare il brigadiere Germano. A me di tutto piace questo, La Jerry Lewis, è bella. No, ci tengo proprio. I soggetti alieni. Questa è buona pure per spolverare, vedi, dentro lo film. Concentrato. Se si accumula la polvere, io comandante. Faccio così e spolvero. Generale. Chi ha il grado più alto qui in casa? Lui. Cavolo. Napoleone. Vai. Napoleone. È un Napoleone rivista. Comandante, i soggetti alieni. I soggetti. Con rispetto parlando, alieni. Alieni. Privi di regolare permesso di soggiorno. Privi di regolare permesso di soggiorno. Esclusi dalle liste dei richiedenti asilo. Esclusi dalle liste dei richiedenti asilo. Soggetti alieni. Privi di regolare permesso di soggiorno ed esclusi dalle liste. Parcheggiavano i loro mezzi in area a traffico limitato presso zone monumentali. Che cos'è? Mi aiuti? Appuntato, mi aiuti? Amputato. Secondo me, no? Dico, no, non c'è un film. Alieni. Ivi posti rilasciavano fiamme libere in direzione verticale, arrecando gravi danni al Independence Day! Bravo! Cambio! Io non lascio la posizione per niente al mondo. Io voglio la mia. Vado io a indovinare. Vado io a indovinare. Fabio continua a scrivere. Ma io non ho capito. Vabbè, possiamo veramente. No, vai. No, questa fa fanno le barzellette sui carabinieri. Tenga il fascicolo. Sì. Questo è come appunto quelli che uno tiene la lampadina e l'altro gira in tondo. Sì, vai. Sì. Salutiamo il corpo dei carabinieri, peraltro. Vai. Vediamo se la regia ci comunica qualcosa. Pronti? Bene. Vai. Allora, questo sì, bravo. Bravi. Bravissimo. Questo sì. Molto bene. Il soggetto. Livello psichico inferiore alla norma. Inferiore alla norma. Molestava. Alla norma. Panunzio! No, l'hai aggiunto tu, non fa parte. No, Panunzio, era una piccola citazione. Molestava. Il soggetto di livello psichico inferiore alla norma. Molestava. Ignoti. Passanti 2S. Ignoti. 2S. La virgola. Sì. American Psycho. L'ha messa la virgola. No. Passa ad una fermata dell'auto. Allora, il soggetto di livello psichico inferiore alla norma. Molestava. Ignoti passanti. Ad una fermata dell'autobus. Un attimo. Irretendoli, con rispetto parlando, irretendoli, senza voler offendere. Irretendoli. Con pretestuosi racconti. Pretestuosi. Pretestuosi racconti. Però abbiamo tutto il tempo che vuoi. Non devi. Pretestuosi racconti. Prenditi il tuo tempo, sì. No, io aspetto. Io, tra l'altro, non ho caldo. Era un maniaco, un criminale. Allora, era un soggetto di livello psichico inferiore alla norma. Molestava ignoti passanti ad una fermata dell'autobus, irretendoli con pretestuosi racconti. Forrest Gump. Vado a scrivere io. Chi legge? Vado qua, scrivi tu. Rifaelio, aspetta. No, che fa? Vieni tu. Vado io qua. No, io voglio indovinare. Ah, tu indovina. Voglio indovinare. Io prendo questo. Fabio, vieni. Comunque saremo l'ufficio peggiore veramente di tutta la caserma.
Allora, un attimo che mi siedo, ecco. Questa che c'è un po' di polvere qua su. Questa la storia, sono quattro fogli. Quali genere lascia un po' a desiderare, eh? Vai, appuntate pronto? Porca miseria. La qui presente. Via col vento. La qui presente. Di professione passeggiatrice. Attimo, mi sei intrecciato. Coi denti, tiri coi denti, di professione passeggiatrice e o altresì dicasi accompagnatrice. I soliti sospetti. Non c'erano addescatrici. Dopo aver addescato il signor Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Sei un campione, sei il migliore di tutti. Posso festeggiare buttandomi di schiena dal palco sul... Tanto non succede niente. Dovrebbe funzionare. Giovedì esce Questione di Karma, andatelo a vedere. Fate un grande applauso a Fabio De Luigi e Elio Germano. Buona festa delle donne, possiamo dirlo. È quasi ora della festa delle donne. Auguri a tutte le donne. Scioperate, scioperate. Noi abbiamo finito. Ci vediamo domani sera con Manuel Agnelli. Con Cosmo, non perdetevela, a domani!